Smart Research C2, compressore stereo. Smart Research è l'azienda fondata da Alan Smart, ingegnere progettista già collaboratore della Solid State Logic, al quale si debbono prestigiosi progetti custom di studi come i Real World di Peter Gabriel, Manor Studios e Blue Wave, per citarne alcuni. E il C2 ne è il prodotto più rappresentativo. È un processore di dinamica funzionante con VCA molto versatile nelle prestazioni, con interventi che vanno da compressioni morbide e impercettibili fino al limiting con attacco ultraveloce. Una particolarità del C2 è il Crash Mode, che attribuisce al sistema ulteriore carattere, con un fattore di compressione più accentuato. Un altro plus del C2 è il filtro passa-alto di sidechain, che riduce la sensibilità della compressione dai 150 Hz in giù. Vediamo il pannello frontale partendo da sinistra. Pulsante retroilluminato verde per il link stereo. Pulsante retroilluminato rosso per il crash mode. Proseguendo, i controlli del primo canale, tutti stepped, cioè a scatto. Threshold, con valori da meno 20 a più 20 dB. Ratio, rapporto di compressione, con 6 step, da 1.5 alla posizione limiter. Attacco, con 7 varianti. Da 0 ultraveloce a 30 millisecondi. Rilascio con 6 varianti. Il secondo canale ripete lo stesso ordine di controlli del precedente. Il pannello posteriore, oltre alla zona alimentazione con interruttore, presenta in-out XLR con commutatore bilanciato-sbilanciato e in-out per un controllo sidechain esterno. Lo Smart Research C2, utilizzato in tutti i migliori studi del mondo, è un processore di dinamica che adotta componenti allo stato solido dalle più alte prestazioni, per ottenere risultati eclatanti indipendentemente dall'applicazione, che si tratti di track recording, bass compression, post production o mastering. Sentiamo come suona. We were wrong, we were wrong. Now you're back. But it can't last. We were wrong, we were off. Now you're back, but it can't last. And the seasons, they sped on past.